Le persone con disabilità sono state private più di quanto accada normalmente dei rapporti sociali, rapporti affettivi, rapporti amicali e percorsi, perché no, terapeutici. Abbiamo cercato durante il lockdown di in qualche modo colmare questo vuoto che si era creato ed infatti i nostri progetti relativi ai software per le terapie a distanza, all'acquisto di sussidi tecnici per poter permettere agli psicologi e ai terapisti di contattare le persone con disabilità hanno dato una qualche risposta, ma certamente non è stata una risposta compiuta. Dobbiamo dire in effetti che la nostra società probabilmente non è pronta a comprendere come negare una piena inclusione alle persone con disabilità voglia dire privarle del diritto di cittadinanza e voglia dire privare la comunità stessa del prezioso contributo che queste persone possono darci. Ci saranno dei laboratori pomeridiani che creeranno i luoghi e le situazioni appunto perché queste persone possano incontrarsi. Naturalmente dovrà essere un laboratorio aperto a tutti, nella ferma convinzione che ognuno di noi può trovarsi in una situazione di disabilità. Parteciperanno 15 persone dai 17 ai 55 anni con disagi psichici e fisici e si concretizza in un appuntamento settimanale di mezza giornata, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19. Mediante la frequenza di corsi di pittura, teatro, c'è anche musica e la quarta attività è una sorta di mobilitazione fisica.